Risponderemo con forza brutale, aveva promesso ieri il presidente al-Sisi, e cacciabombardieri egiziani da ormai 24 ore stanno continuando a martellare quelle che vengono ritenute le postazioni dei jihadisti nel Sinai. Finora sono 15 miliziani uccisi, hanno fatto sapere i vertici militari, ma non è detto che siano i componenti del comando che ieri, sventolando una bandiera nera del cosiddetto Stato Islamico, ha compiuto l'orrenda strage nella moschea di Raudà. I testimoni raccontano che proprio nell'ora in cui la moschea era più affollata per la preghiera del venerdì è stato fatto esplodere un ordigno che ha ucciso decine di fedeli e uomini armati, almeno 25 all'esterno della moschea, hanno sparato poi sulla gente in fuga. L'ultimo bilancio è impressionante, 305 morti, tra loro 27 bambini. I feriti sono oltre 100. Il Ministero dell'Interno egiziano oggi ha alzato al massimo livello lo stato d'allerta, rafforzando ovunque le misure di sicurezza. L'obiettivo scelto per l'attacco di ieri, la moschea di Raudà, non è un obiettivo qualunque, è il luogo di preghiera dei fedeli sufi, il ramo più spirituale dell'Islam, che da tempo è nel mirino delle formazioni jihadiste di ispirazione salafita. Sono nel mirino per due ragioni: c'è una questione dottrinale di fondo, i salafiti nella loro visione dell'Islam considerano i sufi degli eretici per la loro venerazione nei confronti delle tombe dei loro maestri e per questo vengono considerati sostanzialmente come dei politeisti, ma anche per tante altre differenze di tipo dottrinale. Con questo in Egitto si intreccia anche la questione politica, proprio per questo inimicizia nei loro confronti da parte delle correnti salafite più estremiste, i sufi sono tra i gruppi che sostengono più attivamente il presidente al-Sisi e quindi a questo scontro di tipo dottrinale si va a intrecciare anche una questione di tipo politico.